Riparte in diretta come ogni lunedì sera dalle 19 alle 20 a tutto Napoli qui su RMC Sport, il 331-82-00213, il numero per inviarci i vostri messaggi WhatsApp. Ne stanno arrivando diversi, anche molto goliardici. Te ne giro uno, Tommaso. Ce lo scrive Giuseppe Juventino da Benevento. Meno 8, temperature polari in quel di Napoli. Mi raccomando, copritevi bene, copriti bene ed evita colpi di freddo. E benvenuti nel favoloso mondo del calcio italiano. Bisogna chiaramente prendere il pacchetto completo. Del resto i numeri da record sono numeri da record, non possiamo aggirarli, non possiamo interpretarli, e questo più 8 della Juventus. Però possiamo dire che questo è anche il tipo di sfottò che ci piace. Ma sì, Tommaso, perché soprattutto siamo in qui... questo periodo di polemiche. Esatto, anche siamo qui lunedì a parlare di un altro fine settimana su cui secondo me ci sarebbe da abbassare il bandone, perché non può essere possibile che dopo 7 minuti, anzi nemmeno 7 minuti, Udinese-Roma, quindi una gara in cui il Napoli non c'entra assolutamente nulla, cominciano i cori che inneggiano al Vesuvio, all'eruzione del Vesuvio. Secondo me siamo alla follia totale. Sì, ed è la deriva che ha preso poi del resto il calcio italiano, anche se poi non vorrei puntare troppo il dito solo sul calcio italiano. Basti pensare, Raimondo, a quello che è successo e che sta succedendo anche al di là dell'oceano, in Argentina, visto che addirittura l'ipotesi, no, correggimi se sbaglio, è quella di, tra le varie ipotesi, anche quella di spostare la sede della gara di ritorno di finale di Libertadores. Pensate a cosa stiamo arrivando, cioè non farla giocare in uno degli stadi prefissati per l'ordine pubblico. Quindi bisogna un po' vedere a 360 gradi. Certo, hai ragionissima, e anche domenica, anche ieri abbiamo assistito a un weekend in chiave tricolore, in chiave calcio italiano, veramente, veramente da scordare. Questo però purtroppo è una deriva dalla quale non riusciamo a uscire. Non riusciamo a uscire, giustamente ne ha parlato Gravina. Sì, ne ha parlato.